Ci troviamo a Sant'Angelo del Pesco, questo comune del Molise, che ha fatto la scelta di installare alla base del monumento ai caduti una lapide con una scritta sulla pace di Papa Francesco. La scritta è stata tratta da un'omelia pronunciata davanti al Sacrario di Re di Puglia il 13 settembre 2014. Questa scelta di Sant'Angelo del Pesco si associa alla scelta di altri comuni, tanti altri comuni che stanno aderendo a questa iniziativa. La nostra società è dominata spesso dall'individualismo, dalla competizione selvaggia, dalla guerra di tutti contro tutti, e tutto questo porta poi alle guerre spaventose che sono sotto gli occhi di tutti. Il monumento ai caduti ha un carattere simbolico, altamente simbolico, la memoria dei caduti. Ma noi riteniamo che la memoria dei caduti sia tanto più autentica quanto più essa ci consente di creare le condizioni per un mondo di pace, per un mondo dove non ci siano più guerre e non ci siano più caduti. Il messaggio che Papa Francesco ha voluto dare e che è impresso in quella targa è un messaggio forte e che ci porta a comprendere che ogni guerra, tutte le guerre, quelle che stiamo vivendo attualmente, vengono fondamentalmente da una mancanza di dialogo. Noi abbiamo voluto cogliere questa iniziativa affinché speriamo che la cultura della pace, la cultura della memoria, rimanga sempre viva in noi ma anche nelle generazioni future. Questo messaggio di no alla guerra e sì alla pace, che viene raccolto soprattutto dalle istituzioni, possa essere sempre vivo in noi. La speranza nostra qual è? È che queste iscrizioni, che abbiamo già collocato in una decina di comuni della diocesi, perché poi i sindaci mano a mano insomma ci chiedono, queste iscrizioni vogliono essere dei semi che noi depositiamo sul nostro terreno, sul nostro territorio, perché siano di monito, specialmente per le nuove generazioni, a promuovere, come dicevo, questa cultura della non violenza e questa educazione alla pace. Tirare fuori dal cuore quello che c'è di meglio, no? Per lasciarlo librare e dunque diffondere, ecco, la speranza e la realtà della pace.